questo video continuiamo il disegno del piccolo appartamento che ci consente di familiarizzare un po' con i comandi base di AutoCAD. E vedremo in questo video come inserire gli arredi. Arredi che potremmo disegnare singolarmente, ciascun arredo, ciascun pezzo, il letto, l'armadio, eccetera, oppure possiamo scaricarli dalla rete. E una volta scaricati dalla rete ci sono due modi, almeno due modi, per inserirli nel disegno. Un metodo che vediamo in questo video, che è molto rapido e che è simile un po' alla copia e incolla, per intenderci. L'altro metodo consiste nel salvare i blocchi in una cartella e quindi questi blocchi possono essere riutilizzati per altri disegni. Ecco, ma prima di passare al discorso relativo all'inserimento dei blocchi, nello specifico degli arredi, notiamo una cosa, cioè che i numeretti delle linee di quota sono un po' troppo vicini alle linee di quotatura. E questo potrebbe creare un po' di fastidio nella lettura. È possibile aumentare un po' questa distanza? Distanza che viene chiamata offset. Sì, si può fare. E allora andiamo su quotatura, stile di quota, modifica, perché dobbiamo modificare qualcosa, testo, a noi interessa il testo, qui c'è scritto offset dalla linea di quota, c'è un valore. E possiamo per esempio inserire il valore 10. 10 significa 10 unità e per intenderci lo spessore di un tramezzo. Questa distanza che noi inseriamo è espressa in unità di segno. Quindi questo valore è una misura che equivale sostanzialmente allo spessore dei tramezzi. E allora possiamo fare ok, chiudiamo ed ecco che i numeretti si sono un po' distanziati dalle linee di quotatura e sono più facilmente leggibili. Ma veniamo ai blocchi. E allora si tratta di fare una rapida ricerca in rete. Apriamo il nostro browser, cerchiamo blocchi CAD. La prima voce è questa, disegni di VG blocchi CAD del sito Archiweb. Ecco, abbiamo quindi una serie di blocchi che possiamo scaricare. Per esempio, bagni per abitazioni. Abbiamo varie opzioni e possiamo scaricare sia blocchi 2D sia blocchi per il disegno 3D. Scegliamo ad esempio blocchi sanitari. Clicchiamo su questa immagine. Si scarica un file in forma di zip. Ecco, notiamo che questi blocchi li abbiamo scaricati in un nuovo disegno CAD. Infatti qui abbiamo ora due finestre. Una relativa al disegno dell'appartamento, l'altra è appunto questa dei blocchi CAD. Bene, allora guardiamo questa casella, c'è l'icona incolla con varie opzioni, a noi va bene semplicemente questa opzione qui, dopodiché l'icona copia ritaglio e allora selezioniamo l'oggetto, copiamo, apriamo il nostro disegno e incolliamo cliccando in un punto. E vediamo che questo blocco di sanitari è molto piccolo. Ingrandiamolo, ruotando la rotellina del mouse. Vediamo un po' le dimensioni. Questo piatto doccia è 900 mm. Dobbiamo adeguare la misura di questi blocchi al nostro disegno in maniera immediata. Noi stiamo utilizzando centimetri, quindi leggiamo questa quota nella scala del nostro disegno. Allora, lineare. Questa quota risulta essere di 0,9. L'unità di misura che stiamo utilizzando nel nostro disegno è centimetri. Quindi questo 0,9 deve diventare 90 centimetri. E quindi dobbiamo ingrandire sostanzialmente tutto questo sistema di blocchi di 100 volte. E allora come si fa? Questo è il comando scala che possiamo trovare qui, ma lo troviamo anche qui. Scala, selezioniamo l'oggetto. Invio, specificare un punto base e clicchiamo in un punto qualunque dell'oggetto. Fattore di scala, dobbiamo ingrandire di 100 volte, quindi scriviamo 100, invio. Abbiamo ingrandito
di 100 volte il disegno originario. E allora possiamo sistemare i sanitari. In realtà questo non è un blocco, perché se vediamo, scorrendo il puntatore su questi oggetti, vediamo che sono formati da tante linee separate. Se fosse un blocco, in realtà verrebbe selezionato tutto intero l'oggetto e non per linee singole. E allora cosa possiamo inserire? Il lavabo. Scegliamo liberamente un lavabo, per esempio questo, lo copiamo, comando copia, lo selezioniamo, invio, prendiamo un qualunque punto come punto base per lo spostamento, il bagno è qui, disattiviamo l'orto, possiamo sistemare il lavabo in questa zona qui. Allora, liberiamolo dalle quote. Vogliamo spostarlo qui, di fronte alla porta d'ingresso del bagno. Allora, ruotiamo di 90 gradi verso sinistra, quindi comando ruota, selezioniamo, invio. Clicchiamo su un punto qualunque che sarà il nostro punto guida e scriviamo 90, invio. Possiamo spostare dunque il nostro lavabo con il comando sposta. Lo selezioniamo, selezioniamo un punto guida per lo spostamento e lo sistemiamo per esempio qui, di fronte alla porta d'ingresso del bagno. Sistemiamo gli altri sanitari, per esempio il bidet. Il bidet è questo, allora lo copiamo, scegliamo un punto base e lo spostiamo, ce lo spostiamo qui al lato, eliminiamo le quote, lo vogliamo sistemare su questa parete, quindi lo ruotiamo di 90 gradi. Allora, comando ruota, selezioniamo, invio, scegliamo questo punto base, scriviamo 90, invio, comando sposta, selezioniamo, invio. Invio significa tasto destro del mouse, se abbiamo configurato in questo modo il mouse. Clicchiamo su questo punto centrale come punto base e spostiamo il water, per esempio qui. Ricordiamo che il water deve essere a una distanza di almeno 25-30 cm dalla parete laterale per consentirne un uso adeguato. Ok, ma vogliamo inserire anche un piatto doccia, per esempio qui, in quest'angolo. E allora scegliamo un piatto doccia, questo qui, 80x80. Quindi copia. Lo selezioniamo, invio, scegliamo un punto base e lo spostiamo. Passiamo alla camera da letto. E allora torniamo sul nostro browser. Torniamo indietro e andiamo a cercare i mobili per una camera da letto. Arredi interni. Cominciamo per esempio dal letto. Letto doppio 2D. Abbiamo varie opzioni. Scegliamone una, per esempio questo blocco qua, che si scarica come zip. Ecco, questo disegno dei letti compare in una terza finestra dell'AutoCAD. Possiamo chiudere quella relativa ai bagni. E allora selezioniamo l'oggetto, andiamo su copia, torniamo sul disegno dell'appartamento e incolliamo. E anche in questo caso il disegno è molto piccolo. Allora possiamo cancellare il disegno relativo ai sanitari. Veniamo, ingrandiamo ruotando la rotellina del mouse questo disegno dei letti. Allora vediamo un po', un letto matrimoniale, questo letto è già dotato di comodini. Quanto è largo un letto matrimoniale? Mediamente 1,60 m. Allora leggiamo questa misura, quota lineare, è largo 1,80 m. Se vogliamo adeguare il disegno del letto alla scala dell'appartamento, dobbiamo esprimere questa misura in centimetri, quindi dobbiamo leggere 180 e non 1,8 m. Quindi aumentiamo di 100 volte la misura di questo blocco. Dunque andiamo su scala, selezioniamo, invio, scegliamo un punto base più o meno al centro,
inseriamo un fattore di ingrandimento che è 100 in via. Il letto che vogliamo utilizzare è questo, e allora lo copiamo, invio, scegliamo un punto base e lo spostiamo ad esempio qui. Eliminiamo questo blocco, torniamo al nostro browser. E cerchiamo gli armadi 2D, abbiamo questo blocco, lo scarichiamo con il formato zip. Si è aperto un altro disegno AutoCAD, cancelliamo quello relativo ai letti. E allora gli armadi, selezioniamo il blocco, copia, apriamo il disegno dell'appartamento e incolliamo. Ingrandiamo ruotando la rotellina del mouse questo disegno che abbiamo scaricato e ancora una volta dobbiamo adeguarlo alla scala del disegno dell'appartamento. E allora, qui abbiamo l'armadio di 2 metri. La misura che noi andiamo ora a prendere qui risulta essere di appunto 2, ma nella scala che stiamo utilizzando nel nostro disegno questa misura deve diventare di 200 unità. Quindi, comando scala, selezioniamo, invio, scegliamo un punto base più o meno al centro, inseriamo un fattore di scala che è 100, invio, e abbiamo ingrandito, adeguato la scala dei nostri arredi a quella del nostro disegno. Dobbiamo scegliere un armadio, per esempio potrebbe essere questo qui. E allora lo copiamo, lo inseriamo qui, e dobbiamo ruotarlo. Allora, comando ruota, selezioniamo, invio. Scegliamo un punto base per la rotazione, che deve essere di 180 gradi, quindi 180 invio. Qui c'è una linea di quota che non ci interessa. E spostiamo il nostro armadio, scegliendo un punto base per lo spostamento, lo inseriamo ad esempio qui. Ma possiamo anche raddoppiarlo, quindi copia, selezioniamo l'armadio, invio, selezioniamo questo punto base per lo spostamento, lo spostiamo qui. E abbiamo un armadio più adeguato e potremmo anche spostarlo tutto quanto per intero in posizione più centrata rispetto al letto. Bene, questa è la camera da letto matrimoniale. Il soggiorno, cosa vogliamo inserire nel soggiorno? Allora eliminiamo questi blocchi. Quindi torniamo sul nostro browser. E andiamo a individuare gli elementi di arredo per il soggiorno. Cominciamo dai tavoli. Tavoli 2D, possiamo scegliere tra varie opzioni tavoli rettangolari o tondi. Scegliamo per esempio tavoli rettangolari e abbiamo tutta una serie di tavoli scegliamo il modello che ci può interessare, per esempio questo. Clic 2 volte, apriamo lo zip. Questo è il tavolo che abbiamo aperto in un nuovo disegno CAD. Lo selezioniamo, copiamo il disegno, apriamo la pianta del nostro appartamento e incolliamo. Anche in questo caso il disegno è molto piccolo. La misura del tavolo potrebbe essere questa misura trasversale di 70 o 80 cm. Vediamo qual è il valore di questa misura del blocco scaricato. Curvatura, lineare, è di 0,70, deve diventare 70 cm. Quindi, comando scala, selezioniamo il tavolo, invio, un punto centrale come punto di riferimento, scriviamo il fattore di scala che è 100, invio, e questo è il nostro tavolo che andiamo a spostare nell'appartamento. Quindi, sposta.
selezioniamo invio, tasto destro, scegliamo un punto qualunque che è il punto base dello spostamento, lo andiamo a inserire in un punto del soggiorno, per esempio qui. Potremmo sistemare un divano o una poltrona e allora torniamo al browser. Scegliamo divani dei salotti e troviamo delle configurazioni di divani e poltrone già pronte per l'uso. Proviamo a scegliere questa opzione. Selezioniamo, copia, torniamo sul disegno dell'appartamento, incolla, clicchiamo in un punto generico, ingrandiamo l'immagine, che la dobbiamo ingrandire di 100 volte, quindi di nuovo scala, selezioniamo, invio, scegliamo un punto base qualunque e scriviamo 100, che è il fattore di scala. La profondità di un divano è più o meno 80 cm. Controlliamo, quotatura lineare, 92 cm è una misura possibile. Ma se vogliamo inserire questi due divanetti in quest'angolo dobbiamo ruotare questo disegno. Anzi, dobbiamo proprio ribaltarlo. Allora possiamo disegnare una linea di riferimento, attivando il comando orto in questo modo, e specchiamo con il comando specchio, selezioniamo l'oggetto invio, clicchiamo in due punti qualunque di questa linea, possiamo allora cancellare questi disegni e questi due divani li spostiamo, comando sposta, selezioniamo invio, selezioniamo questo punto guida, deselezioniamo l'orto e i due divani potrebbero essere spostati qui. Insomma, gli spazi a disposizione sono abbastanza angusti, se vogliamo, in questa piantina, per cui ci troviamo questo divano un po' troppo vicino alla porta d'ingresso. Ma per ora noi ci stiamo semplicemente occupando di come andare a inserire i vari blocchi degli arredi. Rimane la cucina. E allora torniamo al browser, andiamo indietro, cucina 2D. Abbiamo, come notiamo, sia disegni in prospetto dei mobili di cucina, sia disegni in pianta. Selezioniamo, copia, apriamo il disegno in appartamento e incolliamo. Ingrandiamo questo disegno di 100 volte, quindi scala, selezioniamo. Invio, scegliamo un punto base e digitiamo il numero 100, il fattore di scala. Rimpiccioliamo il disegno, ma questo disegno però va ribaltato se vogliamo sistemarlo su questa parete qui della cucina. E allora disegniamo una linea guida, quindi comando specchio, selezioniamo invio, due clic su questa linea, cancelliamo i disegni che non ci interessano più. Spostiamo questo disegno, quindi comando sposta, selezioniamo il tutto, invio. Scegliamo un punto base, ad esempio questo. Disattiviamo l'orto e possiamo sistemare qui questi mobili. Naturalmente tutte queste linee di quota non rendono ben leggibile il disegno e lo andiamo sul layer quote e lo andiamo a disattivare spegnendo sulla lampadina. Disattiva l'air corrente. Ecco, in questo modo abbiamo una piantina del nostro appartamento con i soli elementi di arredo. Ecco, il disegno è finito. Naturalmente si tratta di una proposta, di una soluzione molto semplificata, ma è giusto per vedere come vanno inseriti questi blocchi degli arredi. Si può fare molto meglio. Ecco, un'altra cosa che potremmo fare ora per completare il disegno è spostare alcune scritte, per esempio questa, e
E se vogliamo mantenere l'allineamento, anche questa è la cucina, quindi comando sposta invio, clicchiamo in un punto generico dello schermo e spostiamo più in basso queste scritte. Anche questa scritta può essere spostata, la selezioniamo, sposta, e scegliamo un punto base, ma il punto base può essere un punto di questa scritta, ma un qualunque punto del monitor. Quindi, per esempio, clicchiamo qui e spostiamo in basso la scritta in maniera tale che da non coprire il disegno degli arredi che abbiamo inserito. In realtà, le scritte relative alle funzioni delle camere potremo addirittura disattivarle dal momento che ci sono gli elementi di arredo che consentono di individuare il soggiorno, la camera da letto, il bagno e così via. La pianta con gli arredi è completata. C'è un'ultima cosa da fare. Gli elementi di arredo che abbiamo inserito, se noi clicchiamo ad esempio su questo tavolo, ecco, leggiamo qui il layer di appartenenza, che è il layer 0, ma sarebbe opportuno creare un nuovo layer in cui andare a inserire tutti gli elementi di arredo. E allora clicchiamo sull'icona proprietà layer, creiamo un nuovo layer cliccando su questa icona qui. E chiamiamo questo layer arredi. Attribuiamo a questo layer un colore diverso, per esempio un verde scuro. Ok. In realtà notiamo che ci sono tanti altri layer con nome di arredi e questi numerosi layer, arredi, attrezzature, cose varie, insomma, sono legati ai vari elementi di arredo che abbiamo inserito. Per esempio, se clicchiamo su questo oggetto, vediamo che questa linea appartiene al layer arredi interno. Ma possiamo creare un unico layer arredi che abbiamo creato. Come trasferiamo questi oggetti nel layer arredi? Allora, selezioniamo ad esempio questo tavolo. Fatto questo, selezioniamo la casella arredi e l'oggetto è diventato, le linee di questo oggetto sono diventate di colore verde perché le abbiamo trasferite in questo layer. E così selezioniamo tutti gli altri oggetti, ad esempio i divani, li trasferiamo sul layer arredi. Clicchiamo su Hash. Analogamente per i mobili di cucina possiamo inserirli in questo layer arredi. Clicchiamo su Hash, abbiamo inserito tutti gli elementi di arredo in questo unico layer arredi. E in questo modo cosa possiamo fare? Possiamo disattivare il layer arredi, ecco, riattivare solo il layer, per esempio, quote, oltre al layer tratteggio. Il layer tratteggio potrebbe essere disattivato. E quindi possiamo avere vari tipi di pianta e possiamo stampare quindi queste piante, la pianta delle sue quotature, la pianta dei suoi arredi e così via. E poi magari si possono aggiungere le piante dell'impianto elettrico, dell'impianto sanitario, igienico-sanitario, la pianta dei pavimenti e così via. Torniamo dunque alla pianta dei soli arredi, riattiviamo il layer arredi, riattiviamo anche il layer tratteggio e quindi abbiamo il disegno completo della pianta con gli arredi. Ci possiamo fermare qui e dunque buon lavoro.